Ciao, ciao. Ma tu questo lo conosci? Mai visto, non lo so. Arbitro, l'ho toccata con la mano, l'ho toccata con la mano! Ah, devo ancora iniziare la partita. Scusa. Ma non aspetta a casa che sono uscito dall'inquadratura. Dai, dai, devi segnarmi, devi segnare! Esco io, sono troppo stanco. Spiace per i ragazzi perché ha fatto, secondo me, una grande partita. Non ricordo parate di Handanovic. Handanovic non gioca più, non me ne sono accorto. Spiace, ma i ragazzi sono fantastici, dobbiamo continuare a lavorare e continuare così. Cazzo, mi è sudato anche il parrucchino. I can't say hello because you are too much for me. I very little. I can't. Sorry. It's not good. It's not good. It's easy. It's easy. It's too strong. Today it's difficult. Today it's difficult. They are too strong. They are too strong. It's not good. It's not good. Only 400 passages in this action. It's not good. Too little. Today they are too strong. It's very difficult. We scored 8 goals. Only 8 goals. It's not enough. It's not enough. We have to work very hard for the next match. Because the next match is very difficult for us. Only 8 goals. I'm not happy for this win. I'm not happy. Mister, posso salutare? Ma volentieri, poi do la mano per quelle che sono le dinamiche di una cordialità che si usa poi prima di una partita che si spera sia combattuta da entrambe le parti. Se tu vai lì e poi mi entri tra le linee dei giocatori che poi magari mi crei un'azione che può diventare pericolosa per quelle che sono poi le dinamiche di passaggi che vanno fatti per far filtrare il giocatore. No, adesso tu vieni qua, adesso tu vieni qua. Per quelle che poi sono le dinamiche di una sostituzione, non è difficile da capire. Io di quello che posso aver visto sono contento nella dinamica in cui poi questo capitale umano che abbiamo visto in campo si trasformi poi in quella che è una qualificazione che farebbe bene a tutti noi, non solo giocatori, ma anche a tutti gli uomini intesi come popolo e nazione. Segna le sigarette che sono finite. Fammi dare una grattata ai coglioni. Guarda la pasta, non vuole pure quella integrale, che a me fa schifo. Prende l'insalata e mi fa schifo. Oh. Oh, una bella caccola. E prendiamo anche un po' di gelato. Ma che cazzo è il giocatore in campo? Non ho mai visto neanche agli allenamenti. Ho messo io titolari, per forza. Birre per Luis Alberto. Cotton Fioc. Che se io preferisco pure il mio orecchio o le dita, non so perché devono sempre prendere sti cazzi di Cotton Fioc e costa pure tanto. Il presidente mi rompe il coglione. Se io finita la partita non anche andare a fare la spesa, che cazzo.
I giocatori sanno, devono fare tanto possesso palla, devono rompere gli schemi degli avversari, e invece quello che hanno fatto oggi, che l'unica cosa che hanno fatto è che mi hanno rotto i coglioni tutta la partita. Ma a me di quello che pensa il presidente non me ne può fregare di meno. Se mi permette, questa è una domanda del cazzo. E non mi sembra anche giusto per rispondere a un coglione come te. Dai, dai, siamo pronti. Ciao, Ciao mister! sempre un piacere vederti. In bocca al lupo, speriamo che vinca il migliore. Dai, 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 fatevi sentire. Bisogna giocare veloci, carichi. Qualcuno vada a prendere il pallone. Grinta, grinta, ci vuole velocità, grinta. Cazzo, mi sono perso l'azione. Cosa è successo? Ci hanno segnato, abbiamo fatto il gol. Stavo giusto meditando sui cambi da fare. Bravi, bravi, siete stati bravissimi. Quanto è finita? Ah. Sì, no, non capisco come mai, ragazzi. Non riescono ad essere sul pezzo perché in settimana lavoro con una grande carica, ho veramente un fuoco dentro, un agonismo che spacco tutto anche negli spogliatoi, però non riesco a trasmetterlo ai giocatori in campo. Da domani vedremo come migliorare. Adesso scusate, vado un po' a riposare perché sono un po' stanco. Ah! Oh, come va? Tutto bene? Ah, appoggiano quel cavallo! Te l'avevo detto, era forte! Buona partita! Sì. Calma! Calma! Bisogna andare piano! Bisogna andare piano! Calma! Se l'altra squadra difende, noi non dobbiamo attaccare! Bisogna giocare a specchio! Se loro si difendono, noi difendiamo! Calma! Calma! È ancora il 92esimo, calma! C'è tempo, c'è tempo! Dusan, non attaccare! Torna indietro, mi hai fatto terzino! Anzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una buona partita. Non mi è piaciuta questa voglia che hanno di voler spingersi in avanti, di voler segnare, di voler fare gol a tutti i costi. Bisogna anche capire che c'è l'avversario e non è importante segnare sempre all'avversario. Calcio è semplice, questa sarà una cosa che impareranno i calciatori, abbiamo tempo per lavorare insieme. Soprattutto i più giovani devono capire questa cosa, vogliono spingersi sempre avanti, 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 ma calcio è un'altra cosa.